per la stagione teatrale del Teatro Garibaldi di Modica è stata data ieri sera la brillante e esilarante commedia La cena dei cretini. Tratta da una commedia di Francis Weber, nel 2000 ci fu anche una versione cinematografica. Magistrale l'interpretazione dei protagonisti, che firmano anche la regia Paolo Triestino e Nicola Pistoia. Nel cast anche Simone Colombari, Maurizio D'Agostino, Loredana Piedimonte e Silvia De Grandi. La commedia, che affronta situazioni paradossali, si riferisce sempre a metafore di vita vissuta. Abbiamo sentito alcuni dei protagonisti. La cena dei cretini è una di quelle piccole magie del teatro, una trama semplicissima, elementare, ma scritta talmente bene che non, alla fine non ci si può affezionare, non affezionare, non si può non ridere alle peripezie che quest'uomo vicino a me riesce a farmi passare nella mia casa. È davvero una macchina da risate meravigliosa. Monica, come ha detto Paolo, è il quarto anno che ci ospita. Io la Sicilia l'amo perché è una terra che ogni volta che vengo qui mi sembra di stare a casa mia. Non so, questo fin dai tempi, fino a 30 anni fa, quando venni per la prima volta con Antonella Steni, mi ricordo che passeggiavo per via Etnea, mi sentivo al sicuro, cosa che invece purtroppo in altre città no. E qui in Sicilia mi sembra di stare a casa, quindi amo proprio questa terra, i siciliani, il mangiare, l'ospitalità, i teatri. E quindi è per me un onore, una gioia ogni volta tornare qui in Sicilia e qui a Modica. Alla fine del nostro incontro, a tutti gli attori un dolce ricordo creato per l'occasione da Franco Neri, inventore della cannoloterapia nella sua Siracusa.